nostro istituto ha la fortuna di avere tantissimi docenti di madrelingua straniera. Per noi la mobilità europea e il fare esperienze di questa dimensione sono abbastanza naturali. Il fatto di essere un istituto tecnico e un istituto professionale offre anche una grande ampiezza di discipline che si prestano a progetti di ampio respiro. Ed è così che appunto le docenti hanno aderito anche alla progettualità e twinning. La possibilità di creare dei ponti che travalicano i confini e poter lavorare insieme a livello europeo è sicuramente una grande opportunità. I ragazzi tra l'altro si sono applicati con grande entusiasmo, hanno lavorato in prima persona e quando i ragazzi lavorano in prima persona le competenze sono acquisite in maniera molto più forte, cioè diventano competenze e non soltanto conoscenze. Il progetto eTwinning, Educare al Cambio, è stato creato per promuovere attivamente la lingua straniera a livello L2 e L3. E l'empatia e la comunicazione attiva sono stati i pilastri fondamentali delle nostre attività. Abbiamo scelto diversi obiettivi dell'Agenda 2030, l'uguaglianza di genere, empowerment dei giovani. Alcuni studenti con i quali avevamo fatto già in precedenza un progetto ci hanno chiesto: prof, ma anche quest'anno facciamo il progetto eTwinning? Questo ci ha fatto capire che per loro è stato divertente, è stato un modo di imparare interessante, nuovo, che li ha motivati. Si sono trovati a fare delle attività che non si sarebbero mai aspettati, che non avrebbero mai pensato di essere in grado di fare, scrivere poesie, registrare un video su un problema del medio ambiente a Trieste. I lavori di ragazzi che hanno sviluppato in classe o anche di forma autonoma sono comunque stati visti dalle famiglie che comunque hanno contribuito a questo spirito eTwinning e soprattutto della comunità europea. L'uso della tecnologia è stato presente in tutto il progetto sin dall'inizio, dalla creazione dell'avatar. Ci hanno permesso a noi insegnanti di conoscere molte più applicazioni, molti programmi. Mi ha dato anche molta fiducia nell'uso della tecnologia. Questo progetto ha fatto esprimere il meglio di ciascuno dei nostri alunni, cioè ognuno è riuscito a portare qualcosa di sé nella prosecuzione di questa attività. La cosa che mi è piaciuta di più è stata quando abbiamo parlato del cyberbullismo in classe, che è un argomento a cui personalmente ci tengo tanto e che è stato giusto anche sensibilizzarlo. E grazie a eTwinning, dopo aver postato il mio avatar e aver scritto la mia presentazione, una ragazza di Madrid, Elena, mi ha commentato sotto il post in riferimento alla serie TV che avevo scritto che era la mia preferita e là siamo riusciti a conversare un po' sui nostri personaggi preferiti e mi ha fatto molto piacere parlare con una nuova persona con cui non avevo mai parlato in una lingua straniera per parlare dei interessi comuni. Con l'avatar mi ha risposto una ragazza da Madrid che faceva anche lei pallavolo come me e quindi abbiamo iniziato a parlare di che ruolo siamo entrambe, come siamo messe in campionato e tutto. E mi è piaciuto particolarmente quando abbiamo fatto un piccolo progetto nella giornata delle donne ed è stato molto bello. Sicuramente la cosa che mi è piaciuta di più è appunto lavorare in gruppo, ma allo stesso tempo familiarizzare con persone che non conosco all'interno della scuola e anche fuori scuola. E poi è stata anche una bella emozione che abbiamo potuto parlare ed esprimerci anche con la classe, che secondo me è stata una buona cosa per anche conoscerci meglio e anche per eventi futuri per lavorare meglio in gruppo. Abbiamo scoperto anche competenze che proprio noi in persona non sapevamo di avere, ma soprattutto che insomma, i nostri compagni, che forse li conoscevamo da 2 anni, non sapevamo che loro possedessero. E secondo me questa è stata un'esperienza molto importante perché dà comunque un significato di unione e fratellanza. È stata un'esperienza proprio bella e anche ci ha insomma arricchito. Per quanto mi riguarda però ecco, è stata un'esperienza molto positiva e spero che durante l'anno ce ne siano altre.
Una delle priorità del nostro istituto, il Liceo De Sanctis di Roma, è l'internazionalizzazione e i progetti Twinning sono altamente funzionali alla realizzazione di questo obiettivo, in quanto rappresentano una possibilità assolutamente trasversale alle discipline, agli indirizzi, alle classi, di potenziare le competenze linguistiche e le competenze di cittadinanza dei nostri studenti. È stato un piacere collaborare con insegnanti di altre nazioni, condividere con loro tante attività e idee per un apprendimento reciproco. Ringrazio la mia scuola Gaetano De Sanctis di Roma per formar parte della community eTwinning. Il mio progetto preferito è stato quello del Guia per un Dia, grazie al quale non solo ho potuto ampliare le mie conoscenze linguistiche, ma anche linguistiche, nella città dove sono nata e cresciuta. La mia attività preferita è stata educare al cambiamento, perché grazie a questo progetto ho imparato a cogliere le opportunità che mi si presentano per costruire il mio futuro.